Proseguono le celebrazioni per omaggiare i 30 anni della polisportiva Disabili Valcamonica, festa che domenica 18 settembre ha portato tutti in acqua presso le piscine Aquaplanet di Darfo Boario Terme per un meeting di nuoto, evento organizzato in collaborazione con il Rotary Club Loverese Obreno in memoria di Aldo Franceschetti, rotariano, grande amico dell'associazione Camona, nonché mentore del campionissimo Giuseppe Romele. Una trentina gli atleti che vi hanno preso parte, tesserati per le New Waves della società di Giglio La Frassa, delle aule di Brescia e della PHB Bergamo. Questi 30 anni sono tanti, soprattutto se consideriamo 30 anni fa la disabilità era veramente nascosta. Quindi l'impegno nostro è stato quasi un'utopia allora, e invece poi insomma la voglia di fare, la passione nostra, dei nostri atleti, di chi ci è stato vicino, ha fatto delle sfide meravigliose. E direi che sono state vinte tutte, ce ne saranno ancora, però le sfide, quelle più difficili, però sono state le sfide mentali. La mentalità di dire una persona disabile, poverino, no. Noi siamo partiti, credo, col piede giusto, nessun poverino, persone che hanno avuto qualcosa, a cui manca qualcosa, ma che ci potrà dare tanto. E infatti i nostri ragazzi ci hanno dato tantissimo, delle storie bellissime e di sport, ma soprattutto di vita. Oggi arriviamo al nuoto, dove ricordiamo Aldo Franceschetti, carissimo amico, sostenitore di Pisogne, quindi lui era un pallanuotista e stava molto vicino a Giuseppe, e siamo felici di averlo ricordato nel modo forse più bello che a lui sarebbe piaciuto. Siamo orgogliosi di essere qui oggi, direi, per due motivi. Uno, perché appunto la nostra presenza è importante, ma anche perché questa gara, questo triangolare, è dedicato a un nostro socio Aldo Franceschetti, mancato durante il Covid, e che è stato un grande rotariano oltre che un grande sostenitore della polisportiva. Altro onore quello di essere presenti per il 30° anniversario della polisportiva, e neanche farla apposta, quest'anno nel 2023 sarà il 65° anno di attività del Rotary Club Loverese Obreno. Quindi direi due compleanni molto importanti. Le iniziative per ricordare i 30 anni di attività della polisportiva proseguiranno questa domenica con la manifestazione In Volo Senza Barriere, organizzata da Iseo Lake Airfield e Centro Volo Nord di Costa Volpino, a partire dalle 9.30.